Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio contro il Lanciano. Importante iniziativa della società biancorossa, curve a 5 euro, tribuna est a 10 euro e poi per gli abbonati la possibilità di portare un amico allo stadio nel proprio settore al prezzo simbolico di 1 euro. Un'iniziativa dunque importante per restare vicino a questa squadra e soprattutto per raggiungere questa importantissima salvezza per il futuro del Bari. Vi presento comunque subito i miei ospiti. Alla mia destra l'avvocato Luca Maggi, uno dei promotori della petizione popolare per il rilancio proprio del calcio qui a Bari. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. E poi parleremo anche di altri sport, precisamente di hockey in line con il presidente e allenatore della Yogo Rolling Skate Bari, Nicola De Stefano. Buon pomeriggio Nicola. Buon pomeriggio anche a voi. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. E allora, dicevamo Luca, un'iniziativa comunque importante da elogiare, questa della società biancorossi. In ogni caso, al di là poi delle critiche verso l'operato della società, in questo momento è importante fare quadrato, restare vicino alla squadra e sostenere i ragazzi di Mister Torrent. Sì, sì, assolutamente. Noi siamo, cioè io personalmente prendo atto positivamente di questa iniziativa della società, tesa appunto alla, come dire, a portare gente allo stadio, sempre più persone allo stadio, per raggiungere l'obiettivo della salvezza, che comunque è quello che in questo momento è la priorità, tutti, perché poi interessa la città, interessa la tifoseria. Al di là poi delle critiche verso l'operatore della società in quant'altro, è importante soprattutto mantenere la categoria. Vedi Cristian, il problema è che io personalmente ho sempre detto, la mia filosofia è sempre stata questa, allo stadio bisogna andare sempre. Cioè, magari lì a quel punto contestare in maniera civile, però l'attaccamento ai colori è una questione, è una precondizione indispensabile per il tifoso. A Bari è successa una cosa del tutto particolare, di cui infatti nasce l'idea e l'iniziativa della petizione popolare. Eh sì, a questo proposito tra pochissimo ti leggerò anche un passaggio del comunicato del Bari. Giusto per chiarire, perché molta gente magari su internet o in televisione chiede. Cioè, per chiarirlo ancora una volta, è già stato spiegato, il discorso è questo: bisogna sgombrare il campo dagli equivoci, cioè capire se in realtà il Bari che abbiamo, e quindi questa gestione, questa mala gestione societaria, è l'effetto dell'assenza del tifoso barese allo stadio, oppure se è l'assenza del tifoso barese dallo stadio è l'effetto della mala gestione. Quindi una raccolta, una sorta di censimento che la petizione popolare sta facendo per raggiungere l'obiettivo di capire se effettivamente cova il fuoco sotto la cenere e se quindi la passione è ancora rimasta intatta eventualmente. Roberto Maffei ha detto: ora dobbiamo dimostrare di esserci, ci dobbiamo contare, dobbiamo dimostrare comunque. Ora più che mai, infatti, magari partiamo dal. Sì, allora abbiamo un ascoltatore in linea, sì. Poi andiamo anche a leggere un passaggio del comunicato, sì, del Bari. Pronto? Ciao Cristian, sono Davide. Ciao Davide. Saluto i tuoi ospiti. Ciao. Allora, un paio di cose volevo dire. Allora, prima di tutto, come noi sappiamo, la società ha abbassato i prezzi dei biglietti per la partita con Lanciano. Sì. Io proporrei di tenere questi prezzi anche per le due prossime partite in casa, se veramente si vuole portare gente allo stadio, e visti i tempi non c'è gente in grado di spendere. Eh sì, è probabile davvero che sia così, comunque questa iniziativa si verificherà anche nelle prossime due gare di campionato. Volevo dire, se voi sapete quando ritornerà Albadoro. Grazie. Grazie per il tuo intervento. Albadoro è tornato ad allenarsi con il gruppo, però in questo momento caldo e decisivo della stagione difficilmente lo rivedremo in campo, anche perché ha subito comunque due infortuni di seguito al legamento del ginocchio, non è praticamente in condizione comunque di poter dare un apporto consistente in questo momento alla squadra, alla formazione di Torrenti. Allora Luca, ti vado a leggere questo passaggio. L'AS Bari, per quanto di propria competenza, sta seguendo con estrema attenzione ogni iniziativa della tifoseria, inclusa la recente petizione popolare diretta a favorire il passaggio di proprietà, e poi in sostanza dice che è disponibile con i propri rappresentanti a partecipare ad ogni forma di dialogo finalizzata al raggiungimento di tali obiettivi. Ma sì, noi ancora una volta prendiamo atto positivamente di questa comunicato, ma onestamente la petizione di per sé è già andata a buon fine, nel senso che abbiamo raccolto tante di quelle firme, migliaia di firme. Ti dico, solo per fare dei numeri, la giornata del 30 marzo, dove siamo stati tutto il giorno, dalla mattina alla sera, a quel banchetto in via Sparano, angolo Abate Gimma,
abbiamo raccolto più di 2500 firme. Tu immagina che il 4 di maggio, domani sera ci vediamo. Eh sì, c'è comunque un importante appuntamento domani. Sì, all'Hotel Sette Mari alle 20:30 per organizzare il banchetto, i banchetti che saranno... Sì, una sorta di assegnazione di banchetti che andranno sì, poi... Sì, in pratica vogliamo assegnare, cioè chiediamo a tutti quanti, quelli che vogliono darci una mano, di venire domani all'Hotel Sette Mari, di poter tutti quanti organizzarci a fine di coprire sia... tutti i quartieri di Bari, sia tutti i comuni della provincia di Bari. Il 4 maggio ci sarà una giornata interamente dedicata alla raccolta delle firme. Noi crediamo, dati i presupposti del 30 di marzo, crediamo che il 4 maggio arriveremo a cifre importantissime. Quindi oramai quel problema lì è superato. Il nostro obiettivo qual è? Cristian, il problema non è tanto raggiungere 25.000 firme, tanto comunque oramai il meccanismo si è messo in moto, la gente ci sta contattando da ogni parte del mondo. Il nostro obiettivo primario, quello di ridare entusiasmo all'iniziativa, lo abbiamo già raggiunto, la gente ne parla, stanno firmando, stanno arrivando valanghe anche di moduli firmati, aperta parentesi, riscontriamo con non tanto piacere il fatto che non ci sono tanti minorenni e questo ci preoccupa, perché se è vero che le firme dei minorenni non sono legalmente valide o comunque non le reputiamo noi valide ai fini del numero di petizioni da depositare alla comune, alla provincia, però è anche vero che serve, dicevo prima, per un censimento generale, per capire quanti siamo, e ci dispiace che non siano presenti in numero massiccio i minori, perché ovviamente i minori rappresentano il futuro della tifoseria. La nuova generazione è un po'. Però un d'altro po' canto ci sono tante firme di tante donne, quindi invece il sesso femminile sta. Questo è positivo. Prima di passare anche al Lock in Line con Nicola De Stefano, abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Pronto, Cristian, sono Rocco da Bari, saluto i tuoi ospiti. Ciao, allora, Rocco. Due domande. Buongiorno. Una per chi vuole rispondere. Allora, è bella questa cosa. Io abito nel quartiere Picone. Sì. Ci saranno anche dei banchetti al Picone, dobbiamo venire a Piazza Umberto. Dite voi. Luca, subito te la risposta. Sì, sì. Se possiamo a questo punto fare qualcosa di utile per il Bari, informateci, nel senso che in questo quartiere c'è qui, in questo quartiere c'è qui. Grazie e forza Bari sempre! Grazie Rocco per il tuo intervento. E allora Luca... Poi è un telespettatore non soltanto molto fedele, ma che dà anche molta energia, molta energia per il suo intervento. È vero. Una voce carica. No, sì, allora, l'ho appena detto, velocemente, poi sì. Per ogni quartiere ci sarà un banchetto, quindi l'intera città sarà coperta anche l'intera provincia. A questo fine domani sera ci vediamo, invitiamo a venire domani sera alle 20:30 all'Hotel Sette Mari proprio per organizzarci in questo senso, coprire l'intera provincia e l'intera città. Sarà il luogo dove verranno posizionati i banchetti, sarà ovviamente... Una volta che saranno depositate le richieste per avere le relative autorizzazioni, sarà pubblicizzato via internet e comunque anche tramite ne daremo anche noi voce. Tutti sapranno dove saranno questi banchetti. Dobbiamo andare in pubblicità, alla ripresa voglio qualche dettaglio in più, soprattutto su questa formazione barese che ha ben figurato nell'Hockey in Line. A tra poco, pubblicità.